dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo, fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». Bentrovati da Don Matteo Prettico. Molte volte noi fatichiamo nel correggere il nostro fratello. Come dire che a volte abbiamo paura della reazione dell'altro, o altre volte ci sembra superfluo, eppure è un'opera di misericordia quella di correggere i peccatori. E desidero proprio dire correggere i peccatori, perché molte volte noi correggiamo un atteggiamento sbagliato e diventiamo giudici. A volte capita. Facciamo molta più fatica oggigiorno a correggere il peccato. E questo non giova alla salvezza dell'altro. Quindi analizziamo un attimo questi due piccoli punti: la correzione umana e fraterna legata a un atteggiamento umano e la correzione umana e fraterna legata a un atteggiamento appunto legato al peccato. Ecco, questi due aspetti sono entrambi legati da una grandissima legatura, scusate il gioco di parole, che è la carità. È un gesto d'amore correggere. E allora, alla luce di questo, capite anche che non si corregge come giudici. Noi non siamo i migliori, noi non siamo gli infallibili, noi non siamo i perfetti. Noi siamo peccatori e sbagliamo come tutti. Ed è bruttissimo quando qualcuno si crede perfetto e corregge l'altro, perché la volta che l'altro non solo non accetterà la correzione, ma si sentirà umiliato e si allontanerà da noi e da tutto il resto. Questi sono i rigidi moralismi, essere bacchettoni, sia nella correzione umana, sia nella correzione legata al peccato, alla fede. Noi dobbiamo correggere l'altro, certi che quell'errore che lui ha commesso, quel peccato che lui ha commesso, uno lo possa aver commesso anch'io. E allora mi guardo dentro e mi dico: che ferita mi ha lasciato questo errore, questo peccato? Perché io devo correggere l'altro? Per far sì che quella ferita che mi ha lasciato possa non ferire lui. Allora mi metto su un piano di un'umanità ferita tanto quanto la sua. Questa è la forma di carità. Questa è la forma più alta di correzione fraterna. Non farsi giudici, ma farsi compagni di strade di umanità, anche di un'umanità ferita dal peccato. Ecco, allora dentro una correzione umana noi dobbiamo capire come l'altro possa essere felice. Dentro una correzione di peccato la domanda è: come posso aiutare l'altro a salvarsi, a slegare quel peso che ha sulla terra, affinché anche in cielo quel peso sia slegato? Così dice il Vangelo di oggi. E lo faccio io. Se da solo non ce la faccio, ecco, chiedo delle persone di aiutarmi. Chiedo alla comunità di aiutarmi.
Perché è questo che fa la comunità e che purtroppo da troppo tempo non sta più facendo, quello di aiutare l'altro a vivere. C'è un detto che dice un villaggio che educa un uomo, che fa un uomo. Ecco, noi abbiamo perso la dimensione del villaggio, della comunità. È un'educazione sempre più selettiva, sempre più anche autoreferenziale. Siamo tutti responsabili dell'altro. Dice Papa Francesco, tante volte, una frase che non è sua, che ha fatto sua e che tanto ripete, che se non ci salviamo tutti, nessuno si salva. Questa è la base, questa è la correzione che tutti noi dobbiamo avere a cuore e non creare un tribunale. Ma avere a cuore la vita bella dell'altro, un'umanità bella, un'umanità salvata. E su questo io ci credo fortemente. E prima, e come cristiani, prima di compiere questo gesto d'amore, dobbiamo chiedere l'aiuto all'amore. La carità è una virtù teologale che ci viene donata da Dio, non è frutto del nostro sforzo. Allora, impariamo sempre a mettere nella preghiera, prima che nelle parole, il nostro voler aiutare l'altro, così di avere quell'umiltà capace di dirci siamo sulla stessa barca, siamo sulla stessa strada, e anche avere la forza, perché serve la forza, per chiedere e guardare negli occhi all'altro e dire guarda che stai sbagliando. Ma se noi manchiamo di questo, manchiamo di carità. E se non si salva lui, non mi salvo neanche io. Cerchiamo allora di essere così, capaci di essere comunità che salva, comunità che non parla alle spalle, quanto spesso accade. Perché vediamo un comportamento, non lo diciamo in faccia alla persona, lo diciamo alle spalle, il pettegolezzo. Non una comunità pettegola, non una comunità giudice e giudicante, ma una comunità capace di farsi compagna di strada, di aiutare l'altro nelle sue ferite perché memori delle nostre ferite. Questa è la carità. E questo è un dovere come cristiani, slegare quel fardello per essere slegati e liberi in cielo. Grazie per l'ascolto e arrivederci.